Noi abbiamo lanciato questa mattina, come facciamo dopo la nostra riunione di redazione, i temi che avremmo trattato in questa fascia di approfondimento e devo dire che qualche intervento nel corso della mattinata l'abbiamo veramente intercettato, ci è arrivato anche attraverso le mail e quindi io mi collego con la nostra redazione, con Lara Torres, perché possiamo sottoporre qualche domanda che gli Senz'altro. internauti hanno rivolto al nostro ospite. Sì, Adesso è ne qui e quindi la possiamo approfittiamo. leggere, sì. Dalla rete Agostino ci chiede perché non abbiamo strutture finanziarie proprie del Sud. Abbiamo avuto prima il federalismo fiscale, ma non abbiamo ancora i mezzi. È come iniziare a pagare benzina e bollo senza avere la macchina. E poi ci sono delle curiosità proprio a proposito di questo fondo. Marcello ci chiede quali requisiti devono avere le imprese che vogliono chiedere l'apporto del fondo. Fermiamoci qui, Lari, altrimenti Sì. non riusciamo a dare delle risposte concrete. Ce ne sono Cominciamo. altre, quindi Sì, pian cominciamo dalla piano, sì. prima nota polemica un po'. No, allora, diciamo, poi non è proprio il mio campo la politica industriale, la politica finanziaria, però diciamo, il Sud, io poi sono meridionale, quindi parlo a ragion veduta, ha beneficiato di strutture finanziarie a volte o di capitali messi a disposizione in maniera specifica per le nostre aree depresse e non sempre il risultato ha dato dei frutti nel lungo periodo. Il fondo italiano è una realtà nazionale, ma già il fatto che dal punto di vista organizzativo noi siamo stati strutturati per area geografica, per cui io rappresento all'interno del nostro team di investimento il centro-sud, questo un po' segnala l'attenzione che c'è verso tutte le regioni italiane e c'è un'ambizione specifica a Naturalmente. fare investimenti nel Lei sud. è meridionale del Tirreno o Beh, io dell'Adriatico? non sono né sul Tirreno né Tirreno, io sull'Adriatico, odio diciamo. quello, di dov'è? Se io sono un beneventano. Ecco, io Ah, avevo quello è il sospetto, Tirrenico, non lo è volevo dire. più Tirrenico che Più Adriatico. Tirrenico, ma noi ci teniamo alla nostra specificità territoriale, no? Noi diciamo non Sei un siamo po' più napoletani. collinare, non Esatto, siete napoletani, non ci siamo tenete, napoletani. detta un Esatto. napoletano, suona quasi come un'offesa, ma io lo prendo invece. Detta un No, salernitano, un po' viviamo di solidarietà con i dottore, invece beneventani, quindi rispetto va alla bene. seconda domanda, quali sono le soglie d'accesso, quali sono le dogane da superare? Sì, allora, sono poche in realtà. Noi guardiamo aziende con un fatturato tra i 10 e i 100 milioni di euro che siano sane, quindi mostrino già Dei dei bilanci numeri in regola. sani, poco indebitamento, un margine e che abbiano dei progetti di sviluppo. Noi finanziamo progetti di sviluppo. Una delle cose che non facciamo, ci sono un po' di paletti che secondo me sono state intuizioni brillanti delle persone che hanno avviato questa iniziativa, noi non possiamo, i nostri soldi non possono finire a comprare azioni di azionisti esistenti, né possono andare a ripagare debito. Quindi noi l'unica modalità con cui noi operiamo sono aumenti di capitale per finanziare progetti di sviluppo. Nomen Quindi, omen, è già proprio nel no, fondo di investimento, quindi voi esatto. investite in nuove idee, nuovi progetti. Assolutamente. E quindi il corollario di questa missione è il fatto che noi abbiamo un fondo che dura fino a 15 anni e ci aspettiamo quindi di rimanere partner degli imprenditori e dei manager dell'azienda per un periodo mediamente più lungo rispetto a quello che fanno generalmente i fondi di private equity. Lara, procediamo con Stella, qualche altra domanda? Maristella vorrebbe sapere se si possono avvicinare al fondo anche imprese a carattere familiare e in che modo le aziende vengono accompagnate lungo il loro percorso di crescita. Uno delle fattispecie per cui è stato pensato il fondo, visto che diciamo, l'Italia è uno dei paesi con il maggior tasso di imprese a carattere familiare, è proprio quello di accompagnare i processi di ricambio generazionale. La maggior parte delle aziende che noi vediamo sono imprese familiari, spesso con problemi o comunque con diciamo, criticità che derivano proprio dal passaggio da una generazione all'altra. L'ingresso del fondo vuole anche accompagnare. Ah, Spesso il bellissimo. fatto di entrare nei Amministrazione, un rappresentante del fondo entra nel consiglio di amministrazione, serve anche a fare quel passaggio culturale dall'azienda familiare all'azienda gestita in maniera manageriale. E questo facilita spesso, lo vediamo, i passaggi generazionali, quindi sia alle imprese familiari, senz'altro. Lara, hai qualche altra domanda? Sì, Fabio, qual è la chiave per vincere la competizione con i mercati internazionali? La vera chiave è sicuramente l'innovazione, l'innovazione tecnologica, l'innovazione dei modelli di business.
E l'altra chiave è essere più produttivi degli altri. Insomma, viviamo in mondi che ormai sono, il mondo è globale, la globalità, adesso ci riempiamo tutti la bocca, però insomma ne abbiamo esempi tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. Il mondo è globale, bisogna essere più bravi degli altri, e noi italiani siamo più bravi degli altri in tante cose, e quindi il fondo vuole fare da supporto, da aiuto per far emergere queste eccellenze italiane. In ultimo io volevo un suo commento, perché oggi abbiamo ripreso un articolo di qualche giorno fa, Affari e Finanza ha ripreso una dichiarazione di qualche giorno fa di Alberto Bombassei, oggi la pubblica. E Alberto Bombassei è una delle voci più rappresentative di Confindustria, e il vicepresidente dice: basta evasione, piccolo e bello, però per le imprese questa è l'ultima chiamata. L'invito nel corso di questo articolo che io vi invito a leggere è anche quello di fare rete, di incentivare gli incentivi, però c'è anche una critica a sindacato e a governo, cioè, dice: dove sono? Ma sì, sono critiche giuste. Insomma, il piccolo e bello era lo slogan italiano degli anni 70-80, oramai è uno slogan che non vale più. Tramontato. Ci sono poche aziende che riescono a competere su nicchie molto specifiche di mercato, ma il grosso delle aziende italiane sono esposte alla competizione globale, quindi il piccolo e bello non vale più. Quindi reti, aggregazioni, capitale di rischio come facciamo noi, sono cose che sono strumenti a disposizione delle aziende per fare il salto dimensionale. Cosa fanno le istituzioni? Ma io vedo che la pubblica amministrazione sta cambiando un po' pelle, no? Il Fondo Italiano Investimenti, così come tante altre iniziative, e anche il cambio di pelle della Cassa Depositi e Prestiti, la Simest, la Sace, sono tutte iniziative a supporto dell'azienda. Quindi lentamente, anche considerando i vincoli di bilancio che ci portiamo dietro da una gestione degli anni 70-80 che ha creato tanto debito pubblico, ma lentamente la pubblica amministrazione sta cambiando, e il governo sta tentando, anche con capitali privati, di fare supporto alle aziende. Serve tanto lavoro anche da parte nostra, no? Degli intermediari finanziari, di chi lavora sul mercato, e buona volontà da parte degli imprenditori, che spesso sono eccellenti. Sarà l'ultima chiamata, però non bisogna desistere, bisogna crescere. È così. Siamo un po' positivi. Grazie per essere stato con noi. Grazie, buon soggiorno. Io spero al più presto di avere un'azienda sana, capace di avere un fatturato di 10 milioni di euro per accedere a questi contributi. Senz'altro. Perché lei mi ha dato assai fiducia. Sì. Io adesso ce la farò tutta nel giro di qualche mese e cercherò di mettermi al passo. Saremo a disposizione. Buon pomeriggio. Grazie molte.